Per chi è in diretta ora è il giorno 25 agosto e sono le ore 9:40. E stiamo trasmettendo su Letteralmente Radio, che è una radio con tante radio dentro. Oggi vorrei parlarvi di un hotel che si chiama Art Hotel Commercianti. È un hotel che si trova in via dei Pignatari, all'ombra di San Petronio e nel cuore medievale di Bologna. E vorrei parlarvi di questo hotel perché secondo me è un hotel di nicchia, in quanto offre un servizio eccezionale in senso di gentilezza del personale, colazioni fantastiche e servizi nelle camere. Inoltre, secondo me, le persone dello staff di questo hotel, compresa la proprietaria, hanno un cuore che batte e che batte per amare gli animali, in quanto la proprietaria è una persona secondo me eccezionale, che si chiama Stefania Lisi, hanno un amore sviscerato per gli animali. La loro mascotte si chiama Loki ed è la cagnolina della proprietaria, che rimane sempre in albergo insieme al personale e ai clienti. Questo hotel si distingue appunto per queste caratteristiche. Tutte le persone che prenotano e hanno un animale, al loro arrivo trovano in camera delle ciotole d'acqua. Inoltre, gli animali sono graditi in sala colazione e fanno colazione insieme a tutti gli altri ospiti dell'hotel, sempre il personale fa attenzione agli animali, offrendoli sempre e lasciandoli a disposizione una ciotola di acqua fresca, e in dono hanno un biscottino alla loro partenza. Inoltre, incluso nel prezzo per gli animali, gli viene offerto cibo. Un'altra particolarità di questo hotel è il fatto che il loro bene per gli animali va oltre l'essere persone comuni, ma sono persone eccezionali per il loro modo di agire nei confronti degli ospiti, che dovessero mostrare perplessità o fastidio, disagio per avere animali nella sala colazioni. Se certi clienti dimostrano questo atteggiamento, sono pregati di uscire e di non tornare più nel loro albergo, in quanto, come dico, il personale dell'albergo è felice di avere animali che vengano a pernottare in questo albergo. E per questo motivo ho voluto fare questo articolo, perché non è una cosa comune al giorno d'oggi avere un cuore e soprattutto voler bene agli animali, perché secondo me
chi vuole bene così tanto agli animali vuol molto bene anche all'essere umano. In una società dove i valori predominanti sono il dio denaro, il successo, essere belli a tutti i costi, e dove l'esteriorità predomina sempre sui sentimenti, secondo me queste persone e questo hotel sono da considerare persone eccezionali, che hanno avuto la fortuna di poter gestire un'attività nel modo migliore, e secondo me migliore con amore e nel miglior modo possibile, punto, tenendo conto soprattutto del cuore. Questo hotel, come ripeto, oltre a offrire un servizio eccezionale, è un hotel dove il personale ha veramente un cuore.